sindaco, Silva Coscina. Ah già, la Coscina. Prego, si accomodi. Lei che ha avuto occasione di starci insieme, di vederla da vicino. Com'è, prego? Grazie. Una donna colta? Molto, signor sindaco. Capelli biondi, occhi azzurro cielo, carnagione bianchissima, tutta profumata. Ah, allora non è un trucco quello che si vede sullo schermo? Niente, signor sindaco, tutta vera. E la bocca, lei l'ha osservata bene? Molto da vicino, signor sindaco, ne ho avuto tutto il tempo. Perché ho letto su un giornaletto che questa attrice mangerebbe la minestra, prego. Grazie, signor sindaco. Con un cucchiaino da caffè per non rovinarsi la bocca. Ma che sta lì? Perché? Per carità, le assicuro io, solo sono infettati i giornalisti. La libertà di stampa è una gran bella cosa, ma sarebbe meglio che non ci fosse. Lo credo. Faccia. Prego, scusi un momento. Ha visto, signor tenente? Sì? Sì, eccellenza. Ma sa, davanti alla Coscina. Sì, perfettamente d'accordo, ha ragione perfettamente, è un caso grave. 600 milioni. Ma per quanto si cerchi di inculcare il senso del dovere, c'è sempre la pecora nera. Sì, eccellenza. Ossequi, eccellenza. Dunque, lei diceva che questa attrice... Un'apparizione, signor sindaco. Una donna fuori dal comune. E per questo tu l'hai lasciata andare? Che ho fatto male? Male? Ma non ti rendi conto di quello che hai fatto? Quella donna era senza un documento. Beh, signor sindaco, davanti alla Coscina. Ma che Coscina? Il ministero ha speso 600 milioni per inculcare negli italiani il rispetto del codice della strada. E la strada è uguale per tutti. E tu invece col tuo gesto hai dimostrato a 18 milioni di spettatori che basta essere un'attrice per fare il proprio comodo. Ma signor sindaco, io ho creduto davanti a una personalità del cinema di fare una piccola eccezione. Ma vogliamo metterci in testa che in Italia la legge è uguale per tutti, dal presidente della Repubblica fino all'ultimo cittadino? Tu quando sei in servizio non devi guardare in faccia a nessuno. Capito? Signor sì. Che fai? Mi mandi fuori strada? Oh, andiamo, ti vuoi sbrigare? Beh, che c'è? Lei non ha visto il cartello? Quale cartello? Il limite di velocità nell'abitato è di 50 km l'ora. Beh, a che velocità andavo? Non ci ho fatto neppure caso. No? E allora glielo dico io. Lei andava a 65 km l'ora. Per 15 km non è mica un caso grave. È invece grave, molto grave. Fino a 55 c'è l'ammenda, oltre 55 è previsto anche l'arresto. Ma tu vuoi scherzare? Lontana da me l'idea di scherzare. Lei andava a 65 km l'ora e accelerava sempre di più. E là c'è una curva molto pericolosa. Sa come è denominata quella curva? Curva della morte. Ah, non mi seccare. Sono 15 anni che io faccio questa strada a tutte le velocità. Prego, favorisca la patente, per favore. Ma tu sai chi sono io? Favorisca la patente, per favore. Tu non mi riconosci o fingi di non riconoscermi? Dispiacente, ma io in servizio non riconosco nessuno. Che? Non ha rinnovato neanche il bollo? Ma il bollo ce l'ho qui, nel libretto di circolazione, vede? Non ho fatto in tempo a ritagliarlo e ad applicarlo. Il regolamento prevede che il bollo deve essere applicato qui, sul parapetto. Oh, piano! Comunque niente di grave, favorisca il triangolo, per favore. Ah... Su. Che fa, scusi? Che? Mi fa vedere la giraffa? Va bene questo? Ok. Posso andare? Comunque resta sempre il fatto più grave, l'eccesso di velocità. Favorisca un qualunque documento, prego. Beh, a questo punto sai che ti dico? Signor sindaco, aspetti, non fuga! È un reato, signor sindaco, aspetti! Eccola,
Indietro, indietro, state indietro, ragazzini, indietro, indietro, fate largo, largo, indietro, fatevi indietro. Signor sindaco, sono qua, signor sindaco. Signor sindaco. Chi sei, caro? Vigile Celletti. Li mortacci tu.